Il mio cuore esulta nel Signore. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Gioiamo, esultiamo oggi in Dio e nella Sua parola. E lo faremo come Maria che ci viene oggi presentata nel Magnificat. Vangelo secondo Luca 1:46-55. In quel tempo Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Amen». Carissimi, in tutta questa settimana stiamo ascoltando il capitolo primo del Vangelo secondo Luca. Abbiamo ascoltato l'annuncio dell'angelo a Zaccaria, l'annuncio dell'angelo a Maria, la predisposizione di Maria ad accogliere la buona notizia, il suo viaggio verso sua parente Elisabetta per verificare che la promessa di Dio è davvero vera e si è fatta carne. Ecco che oggi ascoltiamo questo Magnificat, l'inizio di questo cantico di Maria, e pensate che è modellato, come ci viene proposto oggi, sul cantico di Anna, dal primo libro di Samuele. Anna, che è la madre di questo profeta importantissimo dell'Antico Testamento, Samuele, colui che ungerà il primo re Saul di Israele e il re Davide. Maria esulta nel Signore, canta a Dio. Oggi ci insegna a ringraziare il Signore. Maria sta vivendo un tempo bello, profetico, ma difficile, perché sta andando incontro a delle situazioni che sa non saranno semplici, pur avendo il Figlio di Dio nel proprio grembo. Sa che non è stata capita, non sarà capita, perché ha avuto questo bambino fuori dal matrimonio, senza stare con Giuseppe. E chi può crederle di ciò che sta vivendo, di ciò che ha vissuto? Lei, malgrado tutto questo, magnifica il Signore. Maria ci insegna a guardare a Dio, a esaltare la sua grandezza. «Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente», dice Maria. Quante volte noi, di fronte a tante situazioni difficili, lodiamo il Signore? Quante volte noi, di fronte all'impossibile, guardiamo a ciò che stiamo vivendo, alle nostre incapacità, alle nostre fragilità, alla nostra impotenza, invece di guardare a quello che Dio sta per fare, a quello che Dio mi ha promesso? Quante volte è davvero così? Maria proclama che il nostro Dio, il suo Dio, ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi, ha rovesciato i potenti dai troni. È un Dio grande, è un Dio che innalza, è un Dio che riempie, è un Dio che viene a salvare, è un Dio che viene per aiutarmi. Allora Maria magnifica il Signore, rende grande il nome del Signore, lo loda con tutto se stessa. Ecco che cosa oggi ci insegna il brano, questa pagina del Vangelo. Ci insegna a lodare il Signore, a benedire il suo nome,
ad avere fiducia nella sua parola, aggrapparci alla sua promessa, anche se tante volte ciò che Dio ha detto noi non lo vediamo. Ma noi dobbiamo imparare a camminare con Dio, a camminare con fiducia, perché Dio ha una pedagogia molto particolare nei nostri confronti. Conosce il mio cuore, conosce il tuo cuore e ci dona quanto abbiamo bisogno e a volte in momenti difficili ci lega a Lui. Vuole che noi lo invochiamo, che noi lo ringraziamo, che noi innalziamo il suo nome, gli diamo un posto nel nostro cuore affinché non ci siano idoli dentro di noi. Non ci siano altre persone più importanti di Lui, altre situazioni. Lui ci ha creati per amarlo e per donare questo amore che viene dall'alto, agli altri. Allora impariamo a dirgli grazie, Signore Gesù. Impariamo a glorificarlo, ad avere fiducia in quello che Lui può fare. E lo facciamo oggi con il Salmo proposto dal primo libro di Samuele, capitolo 2, dove Anna, madre di Samuele, esprime questo cantico. Il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io gioisco per la tua salvezza. L'arco dei forti si è spezzato, ma i deboli si sono rivestiti di vigore. I sazi si sono venduti per un pane, hanno smesso di farlo gli affamati. La sterile ha partorito 7 volte e la ricca di figli è sfiorita. Il Signore fa morire e fa vivere, scendere agli inferi e risalire. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farli sedere con i nobili e assegnare loro un trono di gloria. Grazie, o Signore, perché sei un Dio buono, tu sei un Dio grande. Signore, io ti chiedo di benedire la mia vita oggi, di benedire il mio cuore, di benedire la mia famiglia, di benedire quello che io farò. Signore, io voglio affidare tutte quelle situazioni in cui io non mi sento sicuro, in cui non mi sento certo che tu puoi intervenire. Io ti affido la mia tiepidezza, la mia fede che spesso vacilla e ti chiedo di donarmi, di vedere la tua luce che viene a me, che mi riempie, e la tua salvezza scendere dal cielo in questo Natale. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, proclamiamo con gioia lo slogan di oggi: il mio cuore esulta nel Signore. Che possa essere questa giornata una benedizione verso Dio, un inno di gratitudine, sapendo che il Signore è con noi, non ci abbandona e il suo progetto lo realizza. Amen. Carissimi amici, come già penso avrete visto nel nostro sito e nei nostri social, abbiamo riaperto le iscrizioni alla nostra scuola biblica. È un'esperienza da fare, un'esperienza non solo di studio, ma di conoscenza. E non si tratta di conoscere un libro, ma si tratta di conoscere Dio, di conoscere Gesù Cristo attraverso la sua parola. Una Bibbia che è l'insieme di tanti libri, scritti in più di 2000 anni. Storia della salvezza, non solo di Israele, ma dell'uomo. La nostra storia, come Dio ci ha salvato. Vi leggeremo anche in questi giorni alcune testimonianze di persone che hanno frequentato il primo e il secondo anno e di come Dio gli ha aperto gli occhi di fronte alla sua parola, che è vera, che è viva e che ogni giorno si può sperimentare. Dio ci parla attraverso la Sacra Scrittura. Iscrivetevi sul nostro sito. Grazie per avermi accolto. Buona giornata. A domani. Ciao.
ascolto.